Signore e signori, buonasera. Eccoci alla edizione del web giornale di Isole Sparse e del Production Renato De Paoli. L'edizione delle 9:10 di domenica 26 settembre 2010. Andiamo a cominciare raccontando le notizie del web Google News. Allora, Alonso, trascinatore Ferrari, lotteremo così fino alla fine. Lo spagnolo esulta per la vittoria a Singapore, gara durissima, ma la Formula 1 è andata benissimo. Grazie anche a chi è in fabbrica ha lavorato per darci il massimo. Poi abbiamo, questa è la Gazzetta dello Sport un'ora fa, Luca di Montezemolo ormai è re nudo, dice attraverso Euronews. Due ore fa l'ANSA, 26 settembre, la gente ne ha piene le scatole, punto di domanda. Sì, di pseudo industriali di Montezemolo, ormai un re nudo, così il senatore della Lega Stifoni, l'esponente del Carroccio, replica le accuse dell'associazione Italia Futura che ha attaccato la Lega. Vediamo un po' un'altra notizia. Auto cade da nave, due morti, marcia innestata per sbaglio. Questo succede succede nel porto di Genova questa mattina, e marcia in avanti le eliche del traghetto. La compagnia Moby avrebbe portato alla morte due giovani turisti stranieri. Precipita in mare durante lo sbarco. Secolo XIX, e poi ci sono altri approfondimenti. 145 articoli su vari, da Sky, Città di Genova, City, Giornale, eccetera, eccetera. Incidente sull'esteri, siamo gli esteri. Bus polacco, 12 morti, cosa è successo? Vediamo un po' cosa è successo a questo bus polacco. 12 persone sono morte, una trentina sono rimaste ferite, alcuni in modo grave, in un incidente che coinvolge un autobus con cittadini polacchi su un'autostrada che collega la Germania alla Polonia. Andiamo avanti, questo lo dice il Corriere della Sera 4 ore fa. Andiamo avanti, dunque, il Papa, fiducia a Gotti tedeschi, ANSA, IT, 4 ore fa, Città del Vaticano, un saluto, la consegna di un libro, un bacio a mano, poche parole intercorrono tra Benedetto XVI ed Ettore Gotti tedeschi, presidente dello IOR, indagato per la presunta violazione delle norme antiriciclaggio. Anche qua 116 articoli, titoli della Repubblica, inchiesta IOR, fonti, Santa Sede, dal Papa stima e fiducia, oppure da Apicom il titolo è Papa riceve Gotti tedeschi e ribadisce fiducia in presidente IOR. Andiamo avanti, coi negoziati perdita di tempo, se Israele non cambia, qua è Abu Mazen, TGcom 8 minuti fa, i negoziati di pace con Israele sarebbero una perdita di tempo se la politica coloniale dello Stato ebraico dovesse riprendere al termine della moratoria. Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen in visita ufficiale in Francia. E vi rinviamo
ai 163 articoli raccolti nel web. Però ci sono anche questi altri due sottotitoli di Agi: Abu Mazen senza nuova moratoria, colloqui, perdita di tempo, che ribadisce insomma il concetto. Eppure Ticino News ha lo stesso titolo, passa poco. Ma andiamo ad altre notizie. Settimana impegnativa per Ranfl, che non si ferma il toto nomine. Qui credo che parliamo del dopo profumo di Unicredit. Il Sole 24 ore, 44 minuti fa. Unicredit, la Padania, Nicastro in parole per carica AD, ADN Cronos, oppure un tandem ai vertici di Unicredit. Questo se lo chiede soldionline.it. Andiamo alla prossima notizia. Incentivi, possibile riapertura per i motorini, lo dice la PCOM 29 minuti fa. Il governo non esclude la riapertura dei termini per gli incentivi all'acquisto di motorini, spostandoli da altri settori quali l'offerta fosse superiore alla domanda. Motorini a basso consumo, possibile riapertura di sconti, lo dice anche il Sole 24 ore, oppure motorini, si riapre la partita, incentivi, scaglia la Repubblica. Invece Epifani apre la porta al dialogo, il Sole 24 ore, 13 ore fa. La CGIL, nasce il patto di Genova tra Confindustria e CGIL. Passiamo agli spettacoli. Lohan, Photoshop, in cui si buca Londra, ansa un'ora fa. Siringa a sguardo spento, le Photoshop di Lohan. E qua ci fermiamo perché è solo dispiacere e angoscia questa cosa qua. Leinate riapre al traffico aereo dopo il disinnesco dell'ordigno, la Repubblica 5 ore fa. Alessandra Amoroso, il mondo in un secondo, la 28enne, il 28 settembre uscirà il nuovo album Il mondo in un secolo. È un album musicale ovviamente. Eccoci qua, la Juve batte il Cagliari 1-0, lo dice Tutto Sport 15 minuti fa. Invece 3 ore fa, Lamborghini Blanc Paint, la Batmobile è fra noi, la Repubblica 3 ore fa, il fascino della pista colpisce ancora. E cosa di meglio di una Lamborghini speciale per celebrare il successo di un campionato monomarca che continua ad attirare spettatori e piloti? Avanti con sta Lamborghini. Ecco quindi la Gallardo LP570/4 Black Pen Edition, e qui vi mandiamo a approfondire voi. Siti Mobili, premio a Repubblica. Siti Mobili, premio a Repubblica. Repubblica.it è fra i vincitori dei Macchina Nera Blog AdWords 2010, tradizionale appuntamento che si svolge ogni anno a Riva del Garda. Il nostro sito premiato ieri sera nel corso del Blog Fest ha vinto la campagna Il miglior sito mobile. Facebook dona 100 milioni di dollari alle scuole, lo dice Notebook Italia un'ora fa. Il presidente fondatore del social network Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato venerdì scorso di aver donato 100 milioni di dollari allo stato del New Jersey per contribuire in un progetto educativo nelle scuole pubbliche.
armati di pistola tentano rapina anziani in un palazzo a Livorno, lo dice l'ANSA 56 minuti fa. La bustocca 5 stelle di Beppe Grillo, la Repubblica un'ora fa, due giorni di musica e spettacolo per porre le basi del futuro per cambiare il sistema che giudica vecchio, per dire basta con la politica e i partiti. Il comico genovese durante la maratona a impatto zero organizzata a Cesena e non a Rimini come ha impropriamente detto il buon Serafino Massoni. Grillo pronto a scendere in campo, mettiamo 10-20 in Parlamento. Beppe Grillo, i partiti sono morti, lo dice sul Messaggero, e via 332 articoli. Per i finiani il caso è chiuso, Cicchitto dialoga, AN no, l'Unità 3 ore fa, per noi la vicenda della casa di Monte Carlo è chiusa qui, adesso è un problema del signor Tugliani e di chi ha strumentalizzato questa vicenda. Il capogruppo della Camera del FLI, Italo Bocchino, a margine di un incontro a Torino. Fini, se la casa di Tugliani, sono pronto a dimettermi. Sul Messaggero. Fini, consolo, non si dimetterà, casa Monte Carlo non è di Tugliani. Su Virgilio. Vediamo un po' se ci sono altre novità e nella pagina generale abbiamo concluso. Possiamo andare a trovare i nostri amici. Adriana Gloria Marigo, che ha presentato il suo libro di poesie Oppure da citare, lo scrittore Sergio Bissoli. Abbiamo altre iniziative per oggi, possiamo fermarci qua. Ah, dobbiamo ricordare che è stato presentato qui a Vicenza il libro di Giacomo Casanova, Iliade di Omero in veneziano e anche in lingua, in idioma toscano, a cura dell'editoria universitaria di Venezia, diretta da Albert Gardin. L'iniziativa si è svolta alla scaletta 62 di Luciana Peretti in Vicenza poche ore fa. In YouTube potrete vedere intanto in bassa definizione la giornata di oggi, sia la presentazione del libro sia questa mattina Piazza dei Signori, Piazza Palladio, Piazzetta Palladio, una rievocazione di danze medievali di Piero Di Iorio. Con questo è tutto. Vi auguriamo una buona serata da Edar Production, Isole Sparse, Renato De Paoli.